È ormai di 5 giorni fa il leak che ha annunciato un possibile arrivo su Nintendo Switch delle Virtual Console per Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance. La notizia ovviamente è stata accolta con grande clamore dai fan Nintendo, soprattutto per alcuni dei giochi che sembrano essere stati testati per girare appunto sulla Virtual Console. Sto parlando ovviamente dei titoli Pokémon. Perché i titoli Pokémon suscitano un gran clamore quando si parla di Virtual Console? Beh, principalmente per quello che è successo con la Nintendo 3DS, ovvero quando sono stati rilasciati i giochi Pokémon per Virtual Console, per Game Boy Color. Beh, c'è stato un grande successo dato che era possibile comunicare tra le varie console 3DS usando proprio Pokémon Rosso, Pokémon Blu e via dicendo fino alla seconda generazione, dato che erano le uniche due generazioni disponibili al tempo. È anche un bene che siano arrivati questi giochi per Virtual Console del Game Boy Advance, perché alcuni hanno raggiunto prezzi proibitivi e sarebbe quasi impossibile recuperare un gioco specifico se non per vie traverse. Se non altro possiamo ringraziare Nintendo per darci una maniera legale di giocare ai titoli. Tornando un attimino sull'argomento Pokémon, questa notizia è ancora più devastante perché chi non ha più un 3DS funzionante o chi non l'ha acquistato perché gli era passata la mania del gaming può tornare su Nintendo Switch con un servizio a pagamento, ok, annuale, mensile, quello che è, e giocare con i giochi del Game Boy Color, Game Boy Advance e Pokémon. Ci permetterà di comunicare anche con altre persone che hanno appunto un Nintendo Switch. Ora, la funzionalità online non credo esisterà per questi giochi in retro, però se ci incontriamo con altre persone, visto che sembra si possa uscire, seppur con delle limitazioni, possiamo tornare a scambiarci Pokémon, a lottare, a scovare le basi segrete degli amici su Zaffiro, Rubino e Smeraldo, visto che c'era questa possibilità collegando le varie versioni di gioco, andare a vedere la base dell'amico con cui ci si era fatto il collegamento e sfidare anche la squadra che aveva al momento del collegamento. Inoltre sarà anche possibile, passarci i Pokémon da rosso, blu, verde, quello che è, a Pokémon Home, o così dovrebbe essere, perché su 3DS la prima e la seconda generazione non permetteva il passaggio direttamente alla Pokébanca, ma bisognava passarsi i Pokémon su Sole e Luna e poi alla Pokébanca per passarli nelle altre versioni di gioco. Non so perché hanno fatto questo, ma sembra che ci fosse un errore nel codice e non l'hanno mai risolto perché boh. Non si sa, non l'hanno mai risolto. Speriamo che non ci siano problemi anche stavolta, perché è facile prendere il codice e fare copia e incolla. Vero Ilka? Speriamo non sia questo il caso. Inoltre, questo potrebbe aprire possibilità che prima ad alcuni erano precluse perché non potevano andare al Pokémon Day di Mirabilandia a farsi dare il biglietto per l'Isola Materna, per il Monte Cordone, la mappa stinta per andare a prendere Mew. Niente. Puoi farlo ora, eh? Chiami Game Freak. Oh, Game Freak, facciamo? Sì. Ce l'hai nello stesso palazzo ora. Puoi farlo, è facile. Te li sei messa dentro casa, fallo. Per favore. Ma voglio dire, prendere un Pokémon raro senza usare cheat sarebbe bello. Ma al di là del tutto, avere un gioco dove non ci sono problemi di alcun tipo di sorta. Per esempio, come il mio Pokémon Argento che non teneva il salvataggio, ho cambiato la batteria e il gioco non salva comunque. E non perché la batteria non sia messa bene, perché il gioco è rotto proprio. Per fortuna Argento non è la mia versione preferita della seconda generazione. È oro e quello va bene. Funziona benissimo. Però, per dire, possiamo evitare con una Virtual Console di perdere il salvataggio, di perdere il gioco che si può rompere. E seppur bisogna pagare un tot all'anno, beh, è un piccolo prezzo da pagare per avere tutti i nostri giochi preferiti senza alcun problema, stando lì, ah, e si gioca. Speriamo che questo leak sia vero perché non vedo davvero l'ora di rituffarmi su giochi come Pokémon Rosso, Pokémon Blu, eccetera, che ho originali e posso giocare con un Game Boy Color originale, ma perché non pagare per averceli qui senza problemi di salvataggi e altro? Un'altra particolarità è che ci sono giochi che sono passati in sordina, come Pokémon Pinball per Rubino e Zaffiro, che costa un occhio della testa adesso a trovarlo sigillato. Ed io ce l'ho! Perché qualche anno fa costava una cazzata, sigillato.
e invece adesso costa tantissimo! Il prezzo dei giochi Pokémon sarà comunque argomento di un altro video. Ad ogni modo, speriamo davvero tanto che il leak sia vero e che Nintendo rilasci quest'anno la Virtual Console per Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, tutto. Fino ad arrivare anche a Wii, perché no? Ad ogni modo, per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo seguito e ci vediamo alla prossima. Bye bye!